Eravamo fuori la domenica, già dalla domenica per alcune segnalazioni e per fare una supervisione del territorio. Le squadre stavano facendo supervisione sia in paese che lungo le strade forestali per tenere pulite anche le canalette delle strade che si continuavano a sporcare perché essendo ottobre comunque si riempivano di foglie secche, quindi andavano a intasare tombini, chiusini e tutto, quindi si stava facendo una prevenzione più che un'interventistica diciamo attiva. Quindi noi ci siamo subito mobilitati nel preparare sacchi di sabbia piuttosto che monitorare così i vari rivi del nostro territorio, piuttosto che il torrente Centa. E questo già il sabato e la domenica si vedevano che le precipitazioni sempre più abbondanti e iniziavano un po' a creare dei problemi sul nostro territorio. Abbiamo così confrontato un attimo i dati una sera con un incontro col sindaco e abbiamo visto che i dati, confrontandoli i dati delle precipitazioni di quei 2 giorni, già del sabato e della domenica, confrontati con i dati del 1966, quando c'era stata l'alluvione, e l'avevamo già superati. Praticamente da lì ci siamo un attimo guardati negli occhi e abbiamo detto cosa facciamo? Iniziamo a evacuare certe frazioni e difatti la decisione è stata quella. A lunedì mattina abbiamo iniziato ad evacuare le frazioni che potevano essere interessate, così da smottamenti piuttosto che altro. Il lunedì inizia già dalla tarda mattinata a soffiare il vento, si iniziano così, le prime piante iniziano a schiantarsi, però non è grossa cosa, sono cose che abbiamo ancora visto, quindi non ci spaventavano. Ricordo benissimo quel giorno, era fine ottobre e dalla mattinata eravamo in giro perché sta parecchi smottamenti causa l'acqua. Pioveva tantissimo e tutto il giorno le stan via vai, de chiamate, smottamenti e qualche piccola piantina a terra. Si sentiva un temporale, sembrava un temporale che si avvicina, però era un continuo, dei tuoni continui che ci spaventavano un po' perché non si capiva bene. Di solito il temporale viene, poi passa, invece magari anche per 2 ore si sentivano questi tuoni che continuavano in sottofondo, magari non tanto vicini, e dopo nel pomeriggio hanno iniziato le folate di vento. Il tutto incomincia nel pomeriggio verso le 4 s'alza il forte vento. Le folate di vento all'inizio era moderato e dopo sono diventate disastrose, insomma, hanno iniziato a far danni e verso all'imbrunire, perché guarda caso succede sempre quando che non c'è neanche la luce per capire cosa in realtà sta succedendo, erano credo da poco passate le 18:30 hanno iniziato a fare le prime folate veramente distruttive e si vedevano le piante che continuavano a ondeggiare e dopo iniziavano a schiantarsi, andavano giù a domino. Noi eravamo in giro con i pompieri a tirar su piante cadute un po' qua un po' là, quando che la prima e vera chiamata le sta de una macchina bloccata tra le piante. L'era un signore del paese e l'era per fortuna la macchina non le sta da colpita, però
però Elo l'era incastrato tra, non poteva andare né avanti né dietro. E inizialmente partivano proprio le piante alte, le conifere, così gli abeti, ma si sono tirate dietro castagni e si hanno spianato intere zone di bosco, insomma. Allora con la nostra squadra siamo partiti e arrivati poco sotto il paese De Centa, fermi, completi, che era già delle piante a terra, e lì praticamente una volta scesi che era il finimondo, era notte, mi ricordo benissimo che sentivi questi rumori delle piante che cadeva, che le veniva zo, però non te rendevi conto dove ben le veniva perché era notte. Noi eravamo in mezzo, finché ho detto ragazzi qua bisogna scampare perché il ne fa mal. Gira in fretta la jeep, e mio collega voleva andare un po' più avanti, lo fermava, ehi qua fermate, torna la macchina perché dovevamo scampare. Quella è stata la nostra fortuna, perché due ore dopo, quando che noi siamo ritornati sul posto, perché lì dalle 6 in poi che sta sto finimondo e non si poteva più fare niente, se ne siamo rintanati tra virgolette in caserma, che era tutte le strade completamente bloccate. Ad un certo punto è arrivato un avviso dalla centrale che dovevano rientrare tutte le squadre, quello sì. Adesso non ricordo esattamente l'orario, però comunque a un certo punto noi eravamo fuori solo a fare presidio, a tenere chiusa la strada, tutte le squadre non dovevano più. C'era la centrale operativa di Trento che aveva dato l'allerta di non continuare a lavorare durante le ore notturne e si sarebbe proseguito poi alla mattina. Siamo rimasti in piedi dalla mattina del lunedì fino alla sera del martedì, quindi non ce lo chiediamo neanche noi. Cioè. Siamo arrivati in fondo e tutti hanno lavorato costantemente. Abbiamo dovuto fare il presidio qui sulla strada perché ovviamente c'erano dei cavi di corrente per terra, la gente non poteva passare, quindi la strada era chiusa e non si poteva transitare. Quindi un presidio presente sempre. Quello che mi faceva effetto era l'essere lì e dover dire alle persone che non potevano rientrare in casa. Gente che magari doveva salire, lavarone, carbonare, gente che aveva la moglie a casa incinta, a nono mese, che il marito giù mi fa io devo andare a casa, ho la moglie a casa che magari deve partorire, ho bisogno di arrivare e lì no, non c'è modo di arrivare, quello sì. La percezione del disastro è arrivata il giorno successivo, quando abbiamo visto di giorno, salendo, perché poi alla fine la parte diciamo più disastrosa era verso Pian dei Prati, quello sì. Guarda che lavoro, guarda. Guarda, tu cavà, tu spaccato. La mattina del martedì, facendo un breve giro così sul territorio, a capire nelle strade che erano rimaste aperte e che stavamo liberando, perché ovviamente la viabilità non c'era più niente, e mano a mano che si procedeva con liberare il territorio ci si accorgeva che il fatto che nessuno di noi si sia fatto male, perché tutte le nostre squadre stavano lavorando in quei momenti, e sia stato soltanto un aiuto da parte del Signore, perché la mia impressione è stata una devastazione così mai vista, anche per comunque mio le veneranda età, però a mio ricordo non è mai successa una roba del genere qua, e anche a sentire le persone più anziane di me non ha mai visto una roba del genere. La fortuna grande per noi e per tanti altri che non si fa male nessuno, perché lì era da aver veramente paura, e in quelle ore lì stava venendo zotturno, te rendevi conto, te dici ma i querti starali, non starali, e purtroppo chi se ne è nel piccolo scorcio, ma quel che vede qua è così da tante altre parti qua del nostro territorio. Lei nada ben per noi, è andata bene per tutti quei restati bloccati, perché comunque che sta parecchie macchine bloccate tra le piante,
Fortunatamente i danni alle case gli è stati pochi qua da noi, per fortuna, però i boschi ha patito tantissimo, e quel che vede Chive è una piccola parte, ma da noi Gavenzone veramente colpite tanto. L'esperienza è comunque che non, la natura la vede, la fa strane cose, e noi siamo impotenti contro madre natura, perché noi siamo niente in confronto a quel che l'ha fatta. Quel che resta, un'esperienza che comunque la ti insegna, la ti resta dentro, un ricordo che sicuramente non si cancellerà così in breve tempo. E torno a ribadire, noi abbiamo fatto il massimo per quel che poteva essere d'aiuto alle persone, di mettere dopo in sicurezza le case colpite, comunque un po' di tetti scoperchiati, camini abbattuti, però parlando di pochi danni per fortuna qua nella nostra zona. Speriamo che sta famosa vaia non la si riproponga a venire, perché veramente sennò sarebbe un altro disastro.